Hi everybody! Oggi affrontiamo un tema basilare della grammatica inglese, il verbo avere. Vedremo insieme to have and have got. Sono due forme molto simili, ma che seguono regole diverse. Il rischio di fare confusione è elevato, per questo bisogna impararle bene e comprendere come e quando si usano. Intanto vediamo subito cosa hanno in comune queste due forme. Entrambe esprimono il concetto di avere o di possesso e quindi in questo caso possono essere utilizzate indistintamente. Ad esempio, I have a sister oppure I have got a sister, entrambe hanno il significato di io ho una sorella ed entrambe le forme possono essere utilizzate per esprimere questo concetto. I have a bicycle, I have got a bicycle. Anche qui, io ho una bicicletta, entrambe sono uguali. Adesso vediamo le differenze. Have, a differenza di have got, si utilizza per parlare di alcune azioni, come per esempio fare colazione, pranzare, cenare, fare una doccia. E quindi in questi casi diremo I have lunch, oppure I have a shower, e mai I have got lunch or I have got a shower. Ancora, have lo possiamo utilizzare per tutti i tempi verbali, passato, presente e futuro, mentre have got esiste solo al presente. Quindi non sentiremo mai frasi come she had got a bicycle oppure she will have got a bicycle. Per queste dobbiamo adoperare il verbo to have nella sua forma semplice. Quindi I had a bicycle, avevo una bicicletta, oppure I will have a bicycle, avrò una bicicletta. Ultima differenza tra have and have got. Per formare la forma interrogativa e la forma negativa, il verbo to have ha bisogno dell'ausiliare, mentre il verbo have got non ha bisogno dell'ausiliare per costruire la sua forma negativa e interrogativa. Vediamo la forma negativa. You have a sister diventa you don't have a sister. You have got a sister diventa you haven't got a sister. Adesso vediamo la forma interrogativa. You have a sister diventa do you have a sister? Mentre con la forma have got, you have got a sister diventa have you got a sister? Bene, queste sono le regole. Adesso vediamo le coniugazioni. Cominciamo col verbo to have, senza got. La forma affermativa è questa. I have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have. Quindi ricordatevi have and has soltanto alla terza persona singolare. Adesso vediamo la forma negativa. Come vedete si costruisce con soggetto, ausiliare, particella della negazione, quindi negazione, più il verbo have all'infinito, senza to. I do not have, oppure I don't have nella forma contratta. You do not have, you don't have. He does not have, he doesn't have. She does not have, she doesn't have. It does not have, it doesn't have. We do not have, we don't have. You do not have, you don't have. They do not have, they don't have. Attenzione, qui anche alla terza persona singolare il verbo rimane have. E infine la forma interrogativa.
Come sempre, invertiamo il soggetto con l'ausiliare. Quindi, do I have? Do you have? Does he have? Does she have? Does it have? Do we have? Do you have? And do they have? Adesso vediamo la coniugazione di have got, che è un po' diversa. Vediamo la sua forma affermativa. I have got, oppure la forma contratta I've got. You have got, you've got. He has got, he's got. She has got, she's got. We have got, we've got. You have got, you've got. And they have got, they've got. Adesso vediamo la forma negativa. Come potete vedere, non c'è il do, non c'è l'ausiliare. Per costruire la forma negativa, basta aggiungere not dopo il verbo have. Quindi not va tra have and got. I have not got, nella sua forma contratta I haven't got. You have not got, you haven't got. He has not got, he hasn't got. She has not got, she hasn't got. It has not got, it hasn't got. We have not got, we haven't got. You have not got, you haven't got. And they have not got, they haven't got. Infine, vediamo la forma interrogativa. E qui invertiamo il verbo avere con il soggetto. Quindi, have I got? Have you got? Has he got? Has she got? Has it got? Have we got? Have you got? And have they got? Bene, adesso, come sempre, let's practice. Esercitiamoci un poco. Trasformiamo queste frasi in interrogative o in negative. Cominciamo. Number one. John has got a new car. Quindi John ha una macchina nuova. Trasformiamola in negativa. Exactly. John hasn't got a new car. Quindi John non ha una macchina nuova. Hasn't got. Great. Number two. Liz doesn't have lunch early. Liz non pranza presto. Trasformiamo questa frase in interrogativa. Yes! Does Liz have lunch early? Quindi Liz pranza presto? Number 3. I have breakfast every morning at 7. Quindi io faccio colazione tutte le mattine alle 7. Trasformiamola in negativa. Yes, correct. I don't have breakfast every morning at 7. Io non faccio colazione tutte le mattine alle 7. Number 4. Bob has got two brothers and a sister. Quindi Bob ha due fratelli e una sorella. Trasformiamola in interrogativa. Very good. Has Bob got two brothers and a sister? Quindi Bob ha due fratelli e una sorella. Great job. Ben fatto.
Spero che questo video vi sia piaciuto e come sempre vi invito a iscrivervi, se non l'avete ancora fatto, al mio canale YouTube e attivate la campanellina per ricevere notifiche quando pubblico un nuovo video. E per il resto, see you next time and keep working. Bye bye!